Gabriele non permetterebbe Luciconi. Gabriele, si vede che qualcuno si mette sulla tristezza, ci manderebbe a quel paese. Gabriele vorrebbe questo, vorrebbe tutti insieme, vorrebbe allegria, vorrebbe che compartissimo buoni momenti. Gabriele è stato, dai, cioè tutti quelli che abbiamo giocato a pallanuoto Pescara di fuori di Pescara è perché ci ha chiamato lui, tutti quelli che hanno giocato a pallanuoto di Pescara o intorni a Pescara è perché Gabriele li ha convinti o ha creato qua qualcosa di straordinario nella piscina Le Naiadi. Per questo Gabriele è l'anima della pallanuoto sempre. Avete creato l'irripetibile, o si può ripetere sulla carta un fenomeno così? Mi auguro che Pescara sportivamente possa tornare a vivere quelle sensazioni di quegli anni, perché non era la pallanuoto, era il calcio, era la pallacanestro, era il rugby, era il pallacanestro anche femminile, era un insieme di fattori che faceva che Pescara fosse una città felice, allegra, entusiasta e sportiva, che adesso è un po' più carente, però mi auguro che si possa ripetere e ne sarei fiero. Quanto ti piace ancora la pallanuoto? È cambiata tantissimo oppure quella squadra, per come era composta, per come era aggregata, farebbe bella figura anche oggi? Oh, non credo, non ci ho pensato mai se quella squadra oggi sarebbe più o meno competitiva. Quella squadra quell'anno fu la migliore, Paolo, quella squadra quell'anno fu insuperabile, quella squadra quell'anno, io ho vissuto molto sport e qualcosa di simile poche volte l'ho vista, perché come siamo riusciti a vincere alla Scondone due tempi e mezzo e in inferiorità numerica davanti a tutto il pubblico loro, arbitraggio in contro, loro fortissimi, è qualcosa di straordinario. E quella squadra fu straordinaria. Magari uno dice per poco tempo, perché fu un anno, soltanto quei tre titoli, ci furono anche altri, però poteva essere più longevi, non mi importa. Fu quel tempo, fu tanto tempo fa e fu nostro, e questo è il ricordo che ho.